Buonasera. Allora, mister, iniziamo da me, direttore del convocato, come stai, pronto? Ma è pronto, sta lavorando come tutti, quindi è normale che per un portiere è un pochino diverso rispetto a un giocatore, perché stare in porta significa, quando non giochi, perdere distanze, perdere un pochino l'occhio e tutto quanto il resto. Intanto lo convochiamo, poi vediamo. Ma no, che dipende da, dipende anche da oggi, vediamo come sta la rifinitura, vediamo domani mattina, facciamo anche un altro allenamento, vediamo. Cioè, non è un ragazzino, quindi sa benissimo che se dà l'ok è per dare il 100%, no? Però è un ragazzo intelligente, sa anche che è da tanto tempo che non gioca e che quindi avrà bisogno di un po' di tempo in più. Sì, ma questo non è un giocatore che pensa alle presenze, cioè questo c'ha un passato, ha giocato ad alti livelli, quindi è normale che anche lui non vuole fare brutte figure, no, non ha senso. È un grandissimo portiere, lo stiamo scoprendo noi, è normale che lo dobbiamo mettere in condizioni di stare al 100% per poterci dare una grande mano. E se non è forse lui, se non è il 100%? Abbiamo il portiere, abbiamo i portieri, ne abbiamo tre adesso, non due, tre, quindi. Sicuramente giocherà Jan. Facciamo un po' di che? Di tutto quello che è successo. Una battuta tua. Che nel calcio non si finisce mai di imparare un attimino, no? C'è sempre tante cose nuove, cioè è sempre in evoluzione il calcio, no? Come a livello tattico, così anche esternamente ci sono delle evoluzioni. Niente, dai, lasciamo perdere. Quindi. Ma infastidito un po' queste ore, sinceramente. Ma infastidito. Ma va, infastidito di che? Ma guarda che quando non vengono i risultati è così. Cioè sei sotto schiaffo, tra virgolette, no? Ma è normale, l'allenatore è sempre stato messo in discussione quando non ci sono i risultati, anche perché la medicina più facile è quella di mandarlo via. Un uomo solo si può mandare via, tutta la squadra non si può mandare via, quindi lo sappiamo, no? Quindi, ma non è che mi ha dato fastidio assolutamente, ma neanche non ci ho creduto sinceramente, perché... Guarda, ti posso dire che io ho un rapporto abbastanza positivo con il presidente, quindi non è da lui, secondo me. Infatti non è che ci ho creduto più di tanto. Lui mi avrebbe telefonato e mi avrebbe mandato via, perché c'è un rapporto molto schietto, molto aperto. Quindi sicuramente sarà partito da qualcun altro, non lo so, però non mi interessa, non sto a pensare a questo, dai. Devo pensare a una partita che per noi è molto importante, quindi... sto cercando di dare serenità alla squadra, di dare tranquillità ai ragazzi, perché devono scendere in campo con la mente sgomba da ogni problema. Quindi la contestazione che c'è stata penso che sia stata giusta, quindi l'abbiamo accettata volentieri, anche perché i tifosi quest'anno ci stanno dando veramente una grandissima mano in tutte le parti dove siamo andati a giocare, quindi adesso dobbiamo solamente ricompattarci e fare punti. Questa è la migliore medicina. Guarda, per quanto riguarda le scelte io non cambio idea, quindi le mie scelte le farò in base a quello che vedo durante la settimana. Sarebbe troppo facile per me fare scelte scontate e mettermi al sicuro. Io non so così, non mi interessa niente. Non mi interessa l'età, non mi interessa niente. Io vedo, ho bisogno di gente che corre, che dà l'anima in campo. Cioè questo è quanto. Nell'ultimo periodo non è stato fatto questo, non abbiamo riportato a casa niente, al di là dei moduli che abbiamo messo in campo. Quindi c'è bisogno di una corsa in più, di un sacrificio in più, di una strigliata in più in campo,
cioè, bisogna di una squadra che lotta su ogni pallone, che è lucida su ogni pallone, che legge le situazioni. Quindi poi i nomi e cognomi io li lascio perdere, mi interessa. Ho bisogno di, sicuramente di uomini in questo momento. Guarda, riparlando con i moduli, è stata una difesa meno battuta, grazie, facciamo un tiro in porta, certo, facciamo un tiro e facciamo un gol, ragazzi, andiamo a vedere un attimino quello che abbiamo fatto, facevamo una o due occasioni e la mettevamo dentro, adesso tutto questo non basta, bisogna spingere di più e creare molto di più per fare un gol, e quindi è normale che si è scoperto, però se andiamo a vedere anche i gol che abbiamo preso, il primo gol che abbiamo preso a Vicenza, eravamo in 5, non eravamo due giocatori lasciati lì da soli, eravamo una difesa schierata in 5 con un uomo che è uscito sulla palla e 4 in linea, quindi non è questione di modulo, è questione di attenzione, di lettura della situazione, abbiamo letto male quella situazione, abbiamo preso gol. Ecco perché dico di avere 11 giocatori in campo che leggono la partita, ogni momento della partita. Attenzione a fare da padrona, quindi il sacrificio, una cosa in più, cioè io questo ho bisogno, anche del sacrificio mentale. Ti muovi già a Vicenza, qualcuno è entrato al primo minuto, come stanno andando la loro crescita, cioè migliorati? Ma guarda, Mantovani si sta allenando ancora a parte, Ega si è fatto tutto con noi, quindi è normale che sta entrando nei meccanismi, lo stesso Rizzo, chi si trova un pochino indietro ancora Faraoni, e poi Artemani che sta facendo tutto. Quindi, piano piano è normale che più giocano, più si allenano con la squadra, più capiscono certi movimenti. Fazzi e Vera hanno fatto una settimana tipo con la squadra, quindi sono recuperati al 100%. Sì, anche Parigino. Ma guarda, mi preoccupa il fatto che Walter è un maestro, no? È un maestro della Serie B, uno che ha fatto tanti campionati, che ci tiene tantissimo a far risultato a Perugia, no? E quindi sicuramente ci conosce molto bene, sicuramente, ma non credo che verrà a fare barricate, secondo me, perché non è da lui. Lui vuole ha in testa di venire a vincere la partita. Speriamo che lo faccia, così vedremo una bella partita. Per quanto riguarda noi, ho visto una squadra molto più attenta rispetto alle altre settimane, e tutti si stanno mettendo a disposizione, questo è un segnale importante per l'allenatore. Ma se pensate che il giorno d'andata è quello che ci ha bloccato, diciamo, un attimino, quindi è uno molto bravo a preparare le partite, non fa giocare, non gioca, non fa giocare. Normale che 4-4-2 molto stretti, molto abbottonati, è difficile scardinare queste squadre che giocano così. Però abbiamo la possibilità che il cuore è molto largo, quindi potremmo sfruttare un pochino in ampiezza questa partita. Poi è normale, ha dei giocatori importanti, Canoce su tutti, Nizzetto, Fedato, insomma, è una squadra che è abbastanza maschia, fisica, quindi dobbiamo entrare, secondo me, cioè, non dobbiamo farli ragionare più di tanto, anche perché hanno anche qualità, non è che è una squadra solamente fisica, hanno qualità, hanno individualità, quindi con Gavitano che svaria dietro a Granoce, che può essere l'arma più di Rovellino, quindi dobbiamo stare molto attenti, è normale che c'è bisogno di una partita molto di sacrificio da parte di tutti.
dobbiamo riuscire a dare il massimo per 90 minuti. Zanzafati può fare la mezzala? Ma secondo me possono fare tutti i ruoli. Un giocatore con un giocatore che ha un po' di elasticità mentale può fare tutti i ruoli, quindi non è questione di ruoli, è proprio è di testa più che altro. Ci ha messo anche un po' per entrare un po' nel cuore veramente dei tifosi in questi anni. Giustamente adesso che era un momento un po' difficile la gente si è stretta anche intorno a lei in questa settimana. Che si aspetta domani dallo stadio, dal cuore dei tifosi? Dopo la contestazione però poi durante la settimana sono di molti allenamenti, insomma anche per loro sentono l'importanza della gara. Sarà importante anche il pubblico, no? Ma è importantissimo, ma loro hanno fatto una contestazione molto civile secondo me, no? Sono volati, è giusto che sono volati insulti, perché qui stiamo parlando di una città, di una società che dopo 10 anni è andata in B ed è un bene molto prezioso per questa città. Il giocatore deve onorare la maglia, deve onorare la squadra in cui gioca, deve onorare anche il posto di lavoro. Qui non si parla di... anche perché ragazzi, i giocatori passano, no? Quindi passano tutti qua, no? Anche l'allenatore passa, però la squadra rimane. Quindi noi abbiamo il dovere di dare sempre il 100% perché dobbiamo riuscire a mantenere la categoria in tutti i costi. E il tifoso questo lo sa. C'è stata la contestazione, c'è stato il riavvicinamento e sicuramente ci sarà il tifo venerdì sera, sono convinto. Poi è normale che se la squadra non si esprime ai massimi livelli, se non facciamo risultato è normale che poi succederà il finimondo. Però io credo che per 90 minuti, 95, quello che deve la partita, sicuramente i nostri tifosi ci staranno vicini, perché hanno capito che è un momento molto delicato. Sì, vabbè, ma sono rinnovato al 3-5-2, ma non cambia niente. Possiamo poi scendere in campo col 3-5-2, ma se poi non corri, non fai quello che devi fare, cioè, il discorso è questo, è come affronti la gara, come la vivi, come la giochi, cioè le motivazioni che tu hai, la voglia che tu hai, cioè stiamo sempre alle solite, ragazzi, sempre. Adesso ci siamo fossilizzati col 3-5-2 perché abbiamo vinto un campionato col 3-5-2. Benissimo, ma non è questo il modulo che ti fa vincere i campionati, non c'è un modulo vincente, tutti vincono, non c'è niente da fare, ma sarebbe troppo facile, costruisco la squadra 3-5-2 e vinco il campionato, non è così, non è il modulo, ecco perché ti dico, è vivere la partita, giocarla, metterci del proprio, cioè l'allenatore arriva a un certo punto, poi non c'entra più niente, poi in campo vanno dei giocatori che vivono la partita, vivono le situazioni e ci devono mettere qualcosa di suo, allora fai la differenza, perché sennò sarebbe troppo facile, facciamo gli schemi a 1000 e vinciamo la partita, ho capito, allora chi c'ha Cristiano Ronaldo, chi c'ha Bale, chi c'ha quell'altro, chi c'ha, cioè che serve comprare giocatori che hanno così tanto talento, così tanta estrosità, non esiste, poi è normale che c'è il giocatore che ti fa la differenza, Messi è quello che ti crea supernumeri in tutte le parti del campo. Ci dobbiamo mettere qualcosa di nostro. E la squadra questa settimana l'ho vista molto più pimpante, molto più attenta. È normale che non sarà una partita facile a livello mentale, però quello che sto facendo io è quello di trasmettere serenità, perché una squadra nervosa, una squadra isterica non mi serve sal venerdì sera. Mi serve una squadra che ha la testa libera di poter fare una partita a 1000. Questo è. Il modulo non conta, dici, d'accordo, ma il terzino destro per giocare a 4.
5, ce l'ho a 7, ce l'ho a 10, ce l'ho a tutti. Ma ti parlo per esperienza che ho vissuto io da giocatore, ragazzi. Cioè, se un giocatore non ha elasticità mentale, non arriverà mai ad alti livelli, ve lo posso garantire. Perché io sono partito, io facevo il centravanti, ho fatto il calciatore da terzino. Cioè, se mi fossilizzavo sul ruolo, no, io faccio solo il centravanti, adesso facevo l'operaio. È questo che voglio dire. Elasticità mentale. Poi un allenatore sa che un giocatore in un ruolo mi può dare il 100% e in un altro ruolo mi potrà dare il 60%. Però l'importante è che ha la fiducia dell'allenatore. Questo è, ma non che uno rifiuta oppure no, sta giocando male perché non è il suo ruolo, non esiste. Quanti giocatori che partono, uno a caso, Federico Giunti, era con me, faceva? No, non ti sbaglio, faceva la mezzala. Messo davanti alla difesa è stata la svolta di Federico Giunti, Milan, Nazionale, tutto quanto. Allora che doveva dire, non ci gioco? E allora, elasticità mentale. Ma è così. Quante ali destre sono diventate terzine? Ma è questo, ragazzi. E l'elasticità mentale, il fatto che uno vuole giocare, si può mettere in tutti i ruoli. Mi ricordo che io, con Mazzone a Pescara, io ho fatto il mediano davanti alla difesa, che dicevo, mister, non voglio giocare. Ma con tutta la vita giocavo. Poi sapeva lui se gli potevo dare il 50, il 40, il 30. Però la partita l'affrontavo sempre al 100%, con i miei limiti in quel ruolo lì, però 100%. Ecco una squadra che vuole ottenere risultati. Fazzi questa cosa la sa? Fazzi è un ragazzo eccezionale, ha tanta voglia di imparare, molto umile. Dove lo metti sta, nel senso che si impegna. No, no, ma veramente. Dove lo metti sta, nel senso mezzala, terzino, ala, lui accetta tutto perché sa che è un 95, è il primo anno di B e per lui è una tappa importantissima per il futuro. E quindi da sempre l'anima, sbagliando molte volte, però da sempre l'anima. Era una domanda, non una polemica. No, 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 ma io ti rispondo, capito? Ti rispondo, questa è elasticità mentale. E non ci dimentichiamo che Fazzi è stato quello per fare l'ala. Ha fatto tutto tranne l'ala. Bene. Grazie. No, con te non... C'è stato un errore di lettura, nel senso che Egasi aveva letto il taglio, visto che era fuori linea, ha cercato di fare un fuorigioco, che noi di solito non facciamo, l'ha valutata male e abbiamo portato gol. Questo è stato, ma non è un errore di reparto, perché il reparto si era mostrato molto molto bene. Purtroppo capita, ci sta capitando spesso, questo è il problema, di errori di lettura.